Buongiorno Ceramica è un evento identitario per Castelli, ma per tutta la ceramica italiana. Quest'anno, come dire, con un particolare pensiero alla città sorella di Faenza, che sta vivendo il dramma dell'alluvione. In questi due giorni sarà possibile visitare le botteghe dei maestri ceramisti e vedere ancora oggi come dopo cinque secoli si realizza un oggetto di ceramica, nello specifico di maiolica. Sarà possibile visitare il museo, ci saranno laboratori per i più piccoli, una dimostrazione di come si realizza la ceramica Raku e anche uno spettacolo musicale della Mobetter Band. Speriamo, insomma, che il tempo ci permetta di svolgere il programma a pieno. Come sta Castelli? Beh, Castelli si sta rimettendo in piedi dopo ovviamente il terremoto del 2009, dopo il terremoto del 2016. Adesso la ricostruzione sta prendendo il passo che ci aspettiamo, perché sono visibili diversi cantieri. Ovviamente, come dire, noi abbiamo bisogno di turisti e quindi, insomma, approfitto delle vostre telecamere per invitare quante più persone a Buongiorno Ceramica, ma in generale tutta l'estate, a venire a Castelli. 20-21 maggio questo evento, avete altro magari in prospettiva per il futuro? Beh sì, gli eventi, diciamo, questo apre la stagione estiva, quindi c'è già in previsione l'organizzazione della Notte Romantica, che è un evento che noi organizziamo all'interno del circuito dei borghi più belli d'Italia, quindi parliamo del 24 di giugno, ma in generale a breve presenteremo il programma degli eventi estivi, che fondamentalmente si disarticola tra la metà di luglio fino ai primi giorni di settembre.